Il digiuno è finito, Trentino Volley è di nuovo sul gradino più alto di un podio. E che gradino, quello del mondiale per club che mancava dal 2012. Per il quinto successo nella competizione, il primo dell'era Lorenzetti, ci è voluto un po'. Rivoluzionata squadra allenatore, la Diatex, questo lo sponsor di Coppa, ha dovuto ricominciare a costruire il suo gioco e la sua squadra. In pochi pensavano che il gruppo fosse già pronto e invece i trentini hanno subito fatto la voce grossa contro la Lube di Guantorena, Bruno e Sokolov, vincendo il primo set 25-20 per poi tremare nel secondo quando sono stati raggiunti 25-22, ma nei momenti di difficoltà esce il carattere e questa squadra ne ha da vendere. 25-20 il terzo set, addirittura 25-18 quello decisivo e partita chiusa in 4 set. Una vittoria a merito di un concerto affiatato del collettivo con Russell e Kovacevic, punte di diamante, e il solito Giannelli, aiutato da un'ottima difesa, a dirigere la musica accendendo i solisti. Quinto titolo in bacheca dunque, questa volta a masticare amaro sono gli altri. Non so neanche cosa dire adesso, sono un po' frastornato sinceramente. Finita la partita ho pianto come un bambino, non so, sono felicissimo. Sono felicissimo per noi innanzitutto, per la squadra, perché abbiamo fatto un qualcosa di incredibile. Sono contento perché sinceramente da tanti anni che arrivavamo sempre, dopo lo scudetto vinto nel 2014-2015, arrivavamo sempre, quasi sempre in finale e tante volte ci è mancato il titolo per un pochino, quindi... Finalmente questa qua è bella, bella pesante, sono felicissimo per tutta la squadra, ripeto, e sono felicissimo per aver portato un bel titolo a questa grandissima squadra per cui combatteremo sempre tutti quanti. Io sono felicissimo per la società, ma soprattutto voglio fare una dedica speciale, per me speciale, al pullman, a quelli che erano nel pullman di Tour, perché da quella sera lì che insomma non vedevo l'ora di poter... dirgli grazie per quel sostegno lì, e quella sera lì insomma non sono stato come loro si aspettavano e quindi volevo ripagarli. Abbiamo fatto una bella squadra e adesso si vede tutto il mondo dobbiamo continuare, questo è, non posso dire niente. Sei troppo felice? Sì. Uff. Oh, ho dedicato a tutti quanti, a noi stessi, perché questo qua serve innanzitutto per noi, per tutto il lavoro che comunque abbiamo fatto e per tutti gli anni che comunque ognuno di noi ha speso per arrivare fino a qua.